Dagli studi di Radio Libera Tutti va ora in onda Classic Shock, scosse di musica classica. Un programma di e con Valeriano Bottini e Massimiliano Chiappinelli. Martedì 16 giugno 2015, Massimiliano Chiappinelli dai microfoni di Radio Libera Tutti per una nuova puntata di Classic Shock. E do il benvenuto, come spesso accade, qui accanto a me, io accanto a lui, alla regia, Valeriano Bottini. Buonasera Valeriano. Buonasera. Come stai? Bene. Tutto bene? Sono più saggio stasera. Come mai? Sono state molte ore in mezzo alla saggezza. Ho capito. Insomma, la saggezza di alcuni giovani musicisti che si esibivano in quel dinemi, giusto? Sì, in quel... esatto. Allora, Valeriano Bottini, qui oggi insomma abbiamo come sempre insomma diversi argomenti poi da trattare. Avremo anche un ospite nel corso della trasmissione. Prima però quindi di iniziare quindi entrare nel vivo poi delle nostre argomentazioni, delle nostre anche proposte di ascolto, diamo qualche riferimento ai radioascoltatori che vorranno interagire con la nostra redazione durante la puntata oppure anche a margine della stessa. E allora, noi siamo raggiungibili attraverso un indirizzo di posta elettronica rlt.classicshock@gmail.com. abbiamo anche una pagina Facebook, Classic Shock, ovviamente scritto staccato, e poi abbiamo un numero al quale potrete inviarci un sms nel corso della trasmissione oppure interagire con noi attraverso la chat di WhatsApp. Il numero è 392 46 20 980. Ripetiamo, 392 46 20 980. Scriveteci e magari noi selezioneremo le vostre osservazioni e qualcuna di queste poi verrà riportata anche nel corso della trasmissione. Valeriano, abbiamo detto anche nella scorsa puntata che poi nei successivi incontri ci saremmo occupati della rassegna concertistica poi collegata agli incontri di scienze, quindi la puntata odierna poi sarà dedicata proprio interamente alla documentazione di alcuni di questi concerti. Iniziamo quindi però la nostra poi trasmissione, la nostra scaletta, con un brano di Marco Lucidi. Si tratta di Antropogenesi, un brano per pianoforte a quattro mani. Tra l'altro, un'altra osservazione che veniva così, un'altra cosa insomma a cui stavo pensando, è che poi insomma alcuni, anzi la maggior parte poi di compositori che hanno collaborato a pieno titolo per la buona riuscita di questa rassegna, in realtà sono dei compositori che avevamo intervistato precedentemente anche nel corso delle passate edizioni poi di Classic Shock. Il caso anche di Marco Lucidi, che è stato ospite nel 2014, per cui l'esecuzione musicale di questo brano, che sarà poi corredata da estratti dell'intervista che facciamo poi a Marco Lucidi nel corso della trasmissione del 26 marzo del 2014. Questo brano, che si intitola Antropogenesi, passo la parola a te Valeriano, poi era collegato a quei temi, a quelle tracce, per cui poi insomma questi vari ciclo concerti, di conferenze, esatto, dell'Associazione Toscana di Astronomia, e ai temi scientifici scelti che erano attorno alle origini. In questo caso Antropogenesi era le origini dell'uomo, sì, della specie, insomma, della specie umana, la scelta del compositore. E infatti quindi poi questo brano, che per pianoforte a quattro mani, che viene seguito poi dal 5 o'clock piano duo, composto da Emilia Pinto e da Massimiliano Pinelli, ecco, si struttura poi in tre movimenti che ripercorrono un po' quelle che sono le fasi salienti della evoluzione umana. Il primo movimento si intitola La nascita dell'uomo, il secondo L'adattamento e il terzo L'evoluzione.
Ma la cosa che salta più agli occhi è anche il fatto che tu abbia avuto nella tua formazione pure musicale due maestri molto importanti, il primo è Boris Porena e l'altro è insomma Karlheinz Stockhausen. E vorrei chiederti proprio quali sono i principali insegnamenti che hai raccolto proprio negli anni della tua formazione da questi due grandi maestri. Beh, diciamo che con Porena certo c'è stato un rapporto di continuità negli anni rispetto a Stockhausen. Una cosa sicuramente che mi ha insegnato è stata la perseveranza, la pazienza, questo senz'altro, perché comunque il processo compositivo, soprattutto all'inizio, i primi tempi che uno comincia ad avvicinarsi allo studio specifico della composizione, e almeno per una persona come me ha portato un estremo entusiasmo, e questo chiaramente andava in un certo qual modo contenuto e veicolato, diciamo, non tarpare le ali appunto a chi comunque vuole fare musica, vuole sperimentare, ma al tempo stesso dare, diciamo, dei punti di riferimento. Quindi la pazienza sicuramente è stata una cosa importante che mi ha infuso proprio il mio maestro Porena. E comunque poi, entrando nello specifico del lavoro, l'acquisizione, diciamo così, della consapevolezza dal punto di vista tecnico-musicale, quindi essere il più possibile coscienti di quello che si scrive, di quello che si va a comporre, e riuscire appunto nella ricostruzione, poi nell'analisi, a capire esattamente tutto quello che uno fa, che è una cosa, diciamo, sicuramente complessa, che richiede una padronanza del mezzo tecnico compositivo non indifferente, e che credo, almeno per quello che mi riguarda, sia stato poi molto legato ad una particolare predilezione verso il contrappunto e la tecnica contrappuntistica, che tende comunque a dover evidenziare le singole parti e quindi ad avere un controllo praticamente assoluto del materiale, proprio, esattamente, sì, proprio del materiale. Quindi sicuramente la consapevolezza e un grado di coscienza, diciamo, portato a livello massimo durante la produzione delle composizioni musicali. Thank you.
uno strumento in particolare, insomma, sul quale preferisci comporre, cioè lo strumento che per te è quello principe, insomma, oppure diciamo anche questo, diciamo, accade a seconda del tipo di brano che poi devi concepire? Diciamo che quando mi occupo di musica applicata, ecco, diciamo, di musica per immagini, normalmente utilizzo tastiere o anche il pianoforte. Chiaramente utilizzo anche un sequencer, non faccio nomi per evitare pubblicità. Va bene, certo. E questo chiaramente presuppone comunque un approccio diverso, perché bisogna fare un lavoro di ricerca sul suono, sul software ovviamente che uno sta utilizzando, per comunque centrare già il tipo di situazione musicale da commentare e da costruire. Quando si parla invece di musica d'arte, spesso a me è capitato e capita di scrivere direttamente a tavolino, che magari una persona non addetta ai lavori può pensare che sta di questo, ma in realtà, diciamo, i suoni comunque noi li abbiamo nella mente. Sì. Quindi mi riesce, diciamo, abbastanza facile stare seduto al tavolino e quindi cominciare poi a realizzare le parti. Chiaramente queste vengono poi controllate al pianoforte, e comunque non è una regola fissa, perché chiaramente ci sono delle cose che richiedono un approccio proprio fisico nella composizione della struttura proprio sullo strumento. Quindi, diciamo, non c'è proprio una regola fissa. Posso raccontare un piccolo aneddoto. Ecco, c'è un brano che scrissi alcuni anni fa per flauto ed arpa, che cominciai a comporre stando in macchina, che può sembrare, però così fu tutta la parte introduttiva, e poi l'andai a controllare sul caro pianoforte, era funzionale, e poi chiaramente il resto è stato lavoro. Quindi dipende comunque, ecco, dall'idea che uno ha e dal tipo, appunto, comunque di pezzo che così sei tornato di nuovo in autostrada, perché tu conveniva, certo, in autostrada, certo, ma avessero visto così qualcosa sarebbe successo. Ed era appunto Marco Luci, la voce di Marco Luci. Archiviamo questa parte della trasmissione, no? Che era dedicata al concerto del 24 maggio, in cui era stato poi presentato questo brano, e diamo il benvenuto invece all'ospite di questa sera, che è martedì 16 giugno 2015, Chantal Mony. Buonasera, Chantal. Buonasera Massimiliano. Come stai? Tutto bene? Tutto bene, grazie. Ci fa molto piacere che tu sia qui in studio per parlare, insomma, ecco, di un po' di argomenti. Ricordiamo anche, insomma, che Chantal ha costituito questo ensemble, adesso ce ne parlerà con più approfondimento, ed è stato protagonista, appunto, l'ensemble Chantal Mony del concerto che si è tenuto il 31 di maggio presso sempre lo spazio espositivo del Mercato Coperto di Frascati, sempre nell'ambito della medesima rassegna, quindi di questi concerti che erano abbinati poi agli incontri di musica e scienza. Partiamo però, insomma, un po' più dalle origini, Chantal, quindi diciamo proprio di questa formazione che poi tu hai costituito, che opera quindi molto intensivamente qui nel territorio dei Castelli Romani. Quando nasce l'ensemble Chantal Mony, da chi è costituito, insomma, quali sono poi le principali attività che svolgete nei vostri incontri? Quindi l'ensemble Chantal Mony è un piccolo coro che è stato creato nel 2008. Potrei dire che questo ensemble è molto vario, nel senso che è costituito da persone giovani, da persone un po' più mature, ci sono musicisti, semiprofessionisti e invece persone che sono arrivate senza proprio sapere niente di musica. Ci sono studenti, ma ci sono anche lavoratori, quindi varie situazioni che rende un po' più difficile l'organizzazione, ma che d'altronde arricchisce anche il lavoro, certo. D'insieme, insomma. È organizzato, insomma, ci incontriamo una volta alla settimana e invece abbiamo anche un incontro una volta al mese, un incontro che dura molto di più, che dura circa 4 ore. Allora, l'incontro settimanale facciamo diciamo un lavoro più di dettaglio, più voce per voce. Invece nell'incontro mensile montiamo questi brani e organizziamo anche i pezzi in modo da costituire un concerto. È anche l'occasione per incontrare il pianista eventuale che ci accompagnerà, perché a volte appunto cantiamo dei brani che sono insieme al pianoforte. Diciamo che è un momento più tranquillo, più rilassato, perché è spesso in fine settimana, quindi possiamo approfondire lo studio.
Quindi le attività durante gli incontri, beh, le attività un po' normali del coro, diciamo, quindi tecnica vocale, pronuncia delle varie lingue, perché cantiamo in praticamente tutte le lingue del mondo, fra quelle più conosciute, francese, inglese, tedesco, spagnolo, ma anche quelle più particolari come russo, finlandese, norvegese, rumeno, eccetera. Poi facciamo anche un po' questo, è una cosa sul quale insisto, un po' di solfeggio, quindi chi ovviamente è già musicista non ha bisogno, ma molte persone arrivano, non sanno, e a me fa piacere che dopo un anno o due loro prendono la partitura e sanno più o meno, insomma, di che cosa si tratta. Quindi poi facciamo naturalmente il canto dei vari brani insieme, oppure anche individuali, un po' di lettura a prima vista, e poi a volte aggiungiamo per il nostro piacere piccole percussioni o body percussion, insomma, quindi ecco, queste sono le cose che facciamo. Benissimo, andiamo ad ascoltare una prima traccia che è relativa al concerto a cui stavo facendo riferimento poc'anzi, il concerto del 31 maggio presso lo spazio espositivo del Mercato Coperto di Frascati. Si tratta di un brano di Franz Schubert, Der Tanz, lo esegue l'ensemble Chantharmonie ed è diretto da Chantal Monnier. Schubert, Der Tanz, Ensemble Chantharmonie, diretta da Chantal Monnier, che è qui nostra ospite oggi a Classic Shock, e al pianoforte Andrea Centra, giusto Chantal, vero? Sì, quindi, sì, insomma, Andrea Centra, prima, che ormai diciamo che fa quasi parte del punto di riferimento, ensemble, sì, sì, sì. Quindi è diventato, sì, maestro collaboratore, no? Si, esatto, dice, la figura maestro, del maestro collaboratore. Esatto, sì, sì, esatto. Oh, prima tu accennavi, Chantal, proprio a questo, poi insomma, un po' alla, al menage dei vostri incontri, un po' come si svolgono, come sono articolati, eccetera. Però poi, insomma, alla fine poi di un percorso didattico di solito c'è una sorta di saggio che viene sempre organizzato, anche perché va a documentare poi tutto il lavoro che avete svolto. So che tu organizzi però, insomma, dei saggi molto particolari, quindi delle situazioni molto particolari, cosiddette proprio feste concerto. Magari se ce ne puoi parlare anche con qualche dettaglio in più. Sì, quindi l'intento, diciamo, di queste feste concerto che organizzo è proprio riunire le persone intorno alla musica, persone che sono spettatori, tra genitori, amici, parenti, esecutori, dai più piccoli ai più esperti. Mi piace mettere l'accento più sulla musica, più che sulla bravura esecutiva, più sulla musica d'insieme, meno sulla musica solistica. Diciamo che in queste feste l'obiettivo da raggiungere, secondo me, è diffondere l'amore per la musica d'arte.
Quindi non è, ripeto, tanto la bravura individuale che cerco di mettere in evidenza, ma piuttosto la gioia che ci proviamo. Ecco perché il nome, da cui il nome feste, concerto, sì, proprio perché della gioia è collegato poi, insomma, a quello della festosità. Esatto. E tra l'altro io ho assistito anche ad un concerto molto interessante, quindi a Nemi, credo in occasione del Biblio Up Festival, dove appunto c'era proprio un fil rouge, quindi c'era proprio un tema, un criterio tematico che era stato individuato, quindi in sostanza un nodo concettuale attorno al quale poi si sviluppava tutto questo concerto. Credo fosse l'acqua proprio in quel caso, no? In quel caso era l'acqua, sì, anche appunto con l'ensemble Chant Harmonie. Anche lì mi piace riunire varie forze intorno a un progetto, quindi il compositore, gli strumentisti, perché all'interno dell'ensemble Chant Harmonie abbiamo due o tre strumentisti, appunto uno stavamo dicendo il pianista maestro Andrea Centra, ma abbiamo anche un flautista dolce e un chitarrista. Quindi questi strumentisti più l'ensemble, un'attrice e poi eventualmente anche il fotografo, il tecnico del suono, ecco. Secondo te, Mariano, perché ha detto flautista dolce? C'è qualche un'ambivalenza in questo. Non è il flauto che è dolce. È il flautista. Okay. E quindi appunto dicevo, organizzo volentieri dei concerti intorno a un tema, per esempio appunto come dicevi Massimiliano, l'ultimo è stato con il tema dell'acqua, dove un'attrice recitava delle poesie che erano state selezionate intorno a quel tema, acqua che abbiamo considerato sotto i suoi vari aspetti, che è l'acqua calmo del lago, che è l'acqua più tempestosa dell'oceano, la pioggia, il ghiaccio, insomma l'acqua sotto i vari aspetti, no? E quindi il nostro coro eseguiva dei canti corali scelti per la loro attinenza a quel tema. E come abbiamo fatto l'acqua, abbiamo fatto anche gli uccelli e poi ho anche altri progetti, ma per adesso sono... Certo. Oh, tra l'altro dal concerto dell'acqua c'era proprio un brano nello specifico che poi era ispirato poi all'immaginario, poi lacustre o laquale, come si dice in italiano, no? Si dice anche laquale, c'è scritto, cioè, che si può dire in italiano. Appositamente scritto per sì, laquale, però con la C, laquale, sì, attenzione, sì. Laquale, quindi. Ah, scritto appositamente poi per l'ensemble Chant Harmonie, quindi da un nostro carissimo poi insomma amico, nonché grande professionista e compositore, baritono e insomma e quant'altro, anche lui direttore di coro, insomma diverse sono le competenze di questo grande artista che è David Griffiths. Questo brano, tra l'altro, che voi eseguiste anche nel concerto del Biblio Up cui accennavo poco fa, insomma poi l'avete rieseguito anche il 31 di maggio a Frascati, ce lo vuoi presentare questo brano, Chantal? Sì, quindi il testo è Lo Nemi, è del grande scrittore Lord Byron. Sì. Appunto, siccome nei vari temi dell'acqua c'era anche il lago e noi stavamo per proprio eseguirlo lì a Nemi, dove c'è proprio il lago di Nemi, e allora abbiamo chiesto a questo compositore se gentilmente scriveva proprio questo brano per noi, e lui lo ha fatto, ed è stata un'esperienza molto bella, perché è un brano estremamente ricco e segue da molto vicino il testo poetico. E poi abbiamo avuto il piacere di cantare questo brano, perché si sente che il compositore in più è un cantante, quindi è perfetto per la voce, ed è quindi stato con grande piacere, questo anche caso, con varie difficoltà, perché non è un brano proprio certo, non è semplice, certo. Però ci sentite, come sottolineavi, quando il compositore poi è anche un cantante, come in questo caso, e scrive un brano destinato poi insomma al coro, ovviamente diciamo c'è una particolare cura del dettaglio, se non altro perché poi nell'elaborazione ci sono particolari attenzioni che lui, certo, che lui può mettere, proprio perché tecnicamente conosce quali sono i circuiti, ecco. Certo, sì, certo. Cioè, andiamo ad ascoltare allora, Valeriano, questo brano Lo Nemi, l'ensemble Chant Harmonie, dal concerto di Frascati del 31 maggio, brano di David Griffiths.
di David Griffiths. Abbiamo ascoltato L'Onemi, un brano appunto per coro e pianoforte, eseguito da, dall'ensemble Chantharmonie, dal concerto poi del 31 di maggio presso il mercato coperto di Frascati. Insomma, a me dava tanto l'impressione di, non so, di, dell'anima del lago, insomma, non so, come se fosse poi tradotta in musica quello che succede sotto al lago, no? Cioè nella parte quella più melmosa. Traduce un po' la tempesta, no? Mm-hmm. Che c'è presente nella parte centrale, e poi alla fine si sente il serpente. Ecco. Ed è stato proprio scritto apposta dal compositore questo sforzato, questo sibilo proprio finale. Sì, sì, sì. Stiamo parlando di questo brano di David Griffiths, su testi di Lord Byron, ma stiamo parlando quindi di musica contemporanea, di musica composta proprio al giorno d'oggi. Il vostro ensemble è stato impegnato nella realizzazione poi di alcuni brani di musica contemporanea, quindi vi state impegnando anche un po' in questo filone. Dal punto di vista didattico, ecco, la domanda è questa: quali sono poi le principali difficoltà che poi si incontrano nell'affrontare proprio la nuova musica, i nuovi linguaggi? Sì, bisogna dire che è vero, ci sono varie difficoltà, ma sono anche grossi stimoli. Quindi devo dire che all'inizio spesso il coro protesta, poi via via che riusciamo a superare le difficoltà comincia ad apprezzare il brano, poi dice ah, ma però, poi alla fine è anche decisamente contento, insomma, gratificante poi, esatto. Insomma, ecco l'esperienza poi che si fa poi attraverso, esatto, sì, infatti siamo l'assimilazione sempre tutti di queste musiche. Alla fine, quando siamo riusciti finalmente a montare questa opera, siamo tutti molto emozionati di creare un'opera nuova, cioè è veramente bello e anche entusiasmante poter collaborare con il compositore. Quindi direi come è successo, perché ho dovuto chiedere al compositore, dico, noi abbiamo poche soprane, che in quel punto lì con un pianoforte a quattro mani mi sembra veramente difficile realizzare, e lui ci ha modificato la partitura. Li avete negoziato, quindi insomma, avete insomma proposto gli emendamenti, insomma, esatto, al compositore. Esatto. Quindi, cose che non si possono fare, come mi è capitato l'altro giorno, una contralto mi ha detto, ma era un brano di Palestrina, mi ha detto, ma questo sol, perché ha messo questo sol? Non c'entra niente, non ci riesce. E dico, purtroppo Palestrina non è che possiamo contattarlo. Non lo si può, guarda, contattare. Insomma. Devi rivedere un po' la partitura, perché qui ci dà un po' fastidio quel passaggio. Oppure insomma, si cambia e non si dice niente a Palestrina. Sì, quindi sì, portate, sì, quello, sì, questo è vero. Comunque le difficoltà ci sono, e fra le varie difficoltà è il ritmo, perché spesso, adesso mi ricordo un brano che abbiamo eseguito, un brano molto bello e interessante, che però era ritmicamente veramente impegnativo, cioè diciamo dal punto di vista tecnico alternava continuamente il suddivisione in tre, suddivisione in due, poi metteva un classico quattro quarti ma rubato, che per un coro tutti insieme non è certo, certo. Poi ritornava al sei quarti iniziale, ma le varie voci del coro alternavano il tre e il due in momenti diversi, quindi mettersi tutti insieme era veramente un... Certo, lì si fa uno studio anche a sezioni, ovviamente, insomma, è chiaro. Sì, quindi però dopo il momento di mettere tutti insieme e far quadrare tutto, lì era difficile. È una fase delicata poi quella. Sì, delicata, sì, sì, ecco. Sì, sì. Poi l'altro problema naturalmente è l'intonazione, perché vabbè, è sempre un problema a cui dobbiamo essere molto attento, a cui dedichiamo molto tempo nel coro, l'intonazione. Però quando sono accordi che più o meno anche chi non ha mai fatto musica comunque ha sempre sentito alla radio, alla televisione, la musica leggera, e comunque la base è la musica tonale, cioè questi accordi tonali che più o meno tutti conosciamo, quindi intonare in questo contesto rimane relativamente semplice, fra virgolette. Quando l'accordo non è più riconoscibile, perché appunto sono accordi di musica certo, dei cluster o degli urti, sì, esatto. Sì, allora lì diventa difficile capire, infatti a volte il coro mi dice, ma siamo noi a stonare oppure l'accordo è così? Cioè, sì, sì.
E quindi lì diventa, è veramente un lavoro impegnativo riuscire. Anche che c'è una fase in cui loro devono prendere proprio consapevolezza, guadagnare la consapevolezza di quel, cioè, suono, di quell'accordo particolare, sì, sì, sì. Certo, quindi questa è un'altra difficoltà. E poi l'altra difficoltà che ci potrebbe essere, ma a noi personalmente non è mai capitato, sarebbe la vocalità, perché nella musica contemporanea la voce può essere utilizzato, che ne so, il grido, il glissando, la voce nasale, cose che nel coro tradizionale non viene utilizzato, però fino adesso non è mai fino adesso, insomma, non siete arrivati a queste acrobazie. No. Vabbè, c'è tempo, insomma, sì, cioè, sì. Si arriverà. È presuntuoso rispondere a questa domanda, cioè come si compone, che cosa è la composizione. Secondo me è una cosa molto misteriosa. Io credo che ognuno di noi ha memorizzato dei suoni, dei colori, degli odori, no? Questa memoria che noi ci portiamo dietro ci aiuta poi quando ricomponiamo delle forme di ogni genere, che siano forme sonore, forme visive. Il nostro cervello, secondo me, funziona come un caleidoscopio, vi dicevo, in cui frammenti di memoria sono stati messi dentro, fin dai primi anni, proprio fin da quando ci siamo aperti al mondo, memorie visive, memorie uditive, olfattive. Che cosa succede? Che è come se il caleidoscopio, tu lo scuoti, questi frammenti si ricompongono e vengono fuori delle forme nuove, anche meravigliose come forme che appaiono. E la composizione è così, cioè succede che tu sei scosso a un certo punto, sei commosso, no? Sei mosso, e questi frammenti di memoria, che sono frammenti di suoni, si ricompongono e ti danno l'input per immaginare una forma sonora, una forma visiva. Tutte le arti, secondo me, funzionano così, come riuso dei frammenti di memoria che ognuno di noi ha messo in questo caleidoscopio. Il consiglio maggiore dal punto di vista proprio dell'orientamento didattico che lei sente di dare ad un giovane compositore, cioè cosa deve seguire il giovane compositore principalmente? La conoscenza delle regole, oppure deve lasciarsi andare proprio ad infrangere le stesse? Ecco, cioè, qual è un po' il pensiero che poi anima un po' tutta l'azione didattica? Sì, allora le regole sono le regole che ognuno si dà. Infrangere le regole è stata l'abitudine di tutte le arti. Cioè, l'arte progredisce perché si infrangono delle regole, perché se non fosse così non avremmo avuto un'evoluzione nei vari tipi di arte. Secondo me, per quanto riguarda la musica, la composizione musicale, credo che un buon compositore è chi conosce il passato, riesce a digerire il passato, perché lo ha assimilato, e dopo rielabora il passato, perché ormai non si crea più niente, non è possibile creare dal nulla, non si è mai creato poi dal nulla, no? Quindi il compositore, l'allievo compositore, l'aspirante compositore deve avere una grande curiosità per quanto riguarda tutto il passato e anche tutto il presente, cioè deve conoscere quello che sta succedendo. Però non è detto che quello che succede oggi è assolutamente il verbo che deve seguire. Lui deve seguire il proprio istinto. Diceva Schoenberg a tempo suo, si può ancora scrivere tanta musica tonale, tanta bella musica tonale, lo diceva Schoenberg. Cosa vuol dire? Vuol dire che non è che è moderno ciò che è dissonante, ciò che è atonale, oppure ciò che è modale. No, è contemporaneo ciò che si scrive in questo momento qua. Chiunque è veramente commosso, come dicevo prima, commosso nel senso che si fa prendere dal materiale che sta usando e agita questo caleidoscopio, può tirar fuori qualcosa che può anche commuovere gli altri. Cioè, funziona così: solo quando il compositore è preso dall'interno in quello che fa
e questo lo trasmette anche all'esecutore. Se l'esecutore veramente è preso da quello che il compositore scrive, questo arriverà anche al pubblico. I nuovi artisti sono nani humeris gigantium incidentes, cioè sono dei nani che però siedono sulle spalle dei giganti. Cioè solo chi ha assimilato il passato vede in prospettiva lontano, perché sta sulle spalle dei giganti. Quindi è importante, secondo me, nella didattica è importante questo, riuscire ad avere la consapevolezza massima, approfondita, di tutto ciò che è stato fatto e la curiosità verso tutto ciò che accade oggi. Un'altra espressione con cui io, che ripetevo spesso ai miei allievi, era questa, cioè pensate ai Lego, no? I Lego sono dei pezzettini così, di legno, di plastica. Che cosa fa il bambino? Si diverte perché con quei pezzi poi crea delle forme. Ora, la stessa cosa è anche per la musica, cioè riuscire a creare un insieme con delle piccole cose, frammenti di suoni, frammenti di scale, frammenti di accordi, accordi, bicordi, queste cose. È un gioco, ma tutta l'arte è nata come gioco e dovrebbe continuare ad essere come gioco. Cioè il professionista dell'arte è una contraddizione, cioè l'artista non può essere un professionista dell'arte, un insegnante di composizione, scusami, è un controsenso. Come si insegna composizione? Che vuol dire si insegna? Come se io ti insegnassi la poesia? No, io ti posso mettere a confronto con i poeti, ti spiego se sono capace, ti spiego le tecniche usate dai poeti o per la poesia o dai pittori per l'arte, della scultura, della musica, eccetera, e poi sei tu che fai il poeta. Ma spesso la scuola si è limitata a dare appunto questi indirizzi precisi, queste regole, perché finché tu sei a scuola devi osservare le regole. No, tu devi imparare a scuola ad essere te stesso. E le regole servono per capire che anche quando scriverò io quello che voglio, mi devo dare delle regole, perché senza le regole non c'è chi mi ascolta non capisce che sto dicendo. Se io parlo una lingua e la mia lingua non ha una sintassi, una grammatica, chi mi ascolta non capirà, sentirà dei suoni ma non capisce quello che sto dicendo, no? Beh, insomma, l'immagine poi dei nani sulle spalle dei giganti, insomma, la metafora, grande metafora che spiegava poi come insomma si può considerare il compositore contemporaneo. Certo, devi avere sia un gigante che un nano, altrimenti non si verifica. Certo, vabbè, ma stavamo pur sempre parlando di metafore, quindi insomma. Allora, dopo questo stralcio poi dell'intervista realizzata quindi nel 2011 a Damiano D'Ambrosio, andiamo quindi a parlare con Chantal e le chiediamo appunto un po' di presentarci questo brano che poi hanno eseguito per gli incontri di scienze. Stiamo parlando del brano proprio dedicato, quindi il brano Hortus Latinorum. Innanzitutto, Hortus Latinorum cosa significa? Sì, non significa giardino dei latini come uno gli potrebbe venire in mente, bensì origine dei latini, ecco. Perché la composizione è stata commissionata sul tema proprio quello, origine delle popolazioni albane. Quindi ecco, il titolo riflette proprio la richiesta che la commissione. Il compositore ha chiesto tre passi, tre testi, diciamo, per poter comporre questo brano, e quindi sono stati da due grandi classici latini, l'Eneide e le Metamorfosi, sono stati estratti tre passi. Il primo parla molto brevemente della discendenza di Enea che dominerà i popoli latini, e invece gli altri due parlano del culto di Diana nel bosco di Nemi, quindi proprio casa nostra, insomma. La composizione è un trittico, questo è il termine proprio impiegato da Damiano D'Ambrosio, per pianoforte a quattro mani e coro. Thank you.
Thank you.
di Damiano D'Ambrosio, Hortus Latinorum, per coro e pianoforte a quattro mani, il coro appunto dell'ensemble Chantharmonie. Ricordiamo anche il nome dei due pianisti poi che hanno suonato in questo brano, in questo trittico, ecco, in questa terna di brani, e sono appunto Andrea Centra ed Alessandra Vinci. Insomma, Chantal, siamo proprio quasi in chiusura, ecco, di questa puntata. Un'ultima domanda, ecco, Chantal, approfittiamo della sua presenza per chiederle qualcosa anche riguardo proprio alla formazione musicale, quindi qui in Italia. Vorremmo chiederti, secondo te, insomma, così come la vedi tu dal tuo punto di vista, il sistema di istruzione musicale in Italia necessita di alcuni correttivi? Quali pensi poi siano i passi giusti da fare per poterlo, insomma, rendere poi efficace, ecco, questo sistema musicale? Ma questa è una questione piuttosto complessa e spinosa, direi, anche perché non conosco veramente bene il sistema italiano. Comunque posso fare alcune osservazioni, diciamo, che derivano dalla mia propria esperienza. Io distinguerei fra il conservatorio, quello che succede in conservatorio, quello che succede in scuola media. Allora, il conservatorio, quello che, perché appunto sono stata formata in Francia, però ho anche seguito le lezioni in conservatorio in Italia, quindi posso fare un pochino il confronto. Quello che direi che c'è poco spazio dedicato allo sviluppo dell'orecchio. Diciamo vari dettati, come ho potuto fare in Francia fino alla follia, e devo dire che lo ricordo un po' come un incubo, quindi si dovrebbe forse trovare una giusta misura. Non, ecco, c'è mai questo l'equilibrio delle cose. E poi il solfeggio cantato, che invece ricordo con un grande piacere, perché intonavamo brani di solfeggio scritti da compositori contemporanei e anche molto belli e piacevoli, anche se complessi e difficili. Quindi certo, questo penso che sia una cosa molto buona per formare l'orecchio. Poi, ma questo sto dicendo, penso, quello che dicono tutti, poco spazio alla musica d'insieme, sia la pratica corale d'orchestra, è vero, ma fatto veramente bene, e anche alla quella bellissima musica da camera, quindi. E poi anche, direi, più occasioni per esibirsi, magari anche piccoli gruppi, in modo da il fatto di suonare in pubblico non sia più una cosa così strana, angosciosa, ma una cosa naturale che certo dà tanta gioia, insomma, ecco, quello che mi posso venire in mente. In quanto alla scuola media, bene, direi che la prima cosa sarebbe di offrire una vera formazione a coloro che dovranno affrontare questo impegno veramente difficile, ma anche così importante. Quindi certamente lo sappiamo che non è uscendo dal conservatorio che possiamo affrontare le problematiche di una classe di alunni delle scuole medie, insomma, che per la maggioranza non hanno mai ascoltato altra musica che quella che possiamo sentire. Quella commerciale, insomma, quella, diciamo, commerciale. Sì. Quindi è un impegno veramente difficile, e credo che le persone non siano formate per questo, perché fare storia della musica o fare adesso mi viene, vabbè, certo, insomma, comunque nozioni di base, ecco, sì, certo, alcuni mi dicono che solfeggio non è la cosa che può far innamorare, insomma, i ragazzi. Poi l'altra cosa è equipaggiare le scuole medie di aule dedicate alla musica con la dovuta insonorizzazione, perché non è possibile che un insegnante di musica faccia cantare o faccia suonare mentre accanto un altro insegnante cerca di insegnare la matematica, insomma. Quindi avere dei contesti adeguati proprio per poter svolgere, insomma, questo tipo di attività. Certo. Esatto, con magari, sto sognando, un pianoforte? Insomma, Nova nelle classi di musica? Intanto noi, insomma, come dire, no, ascoltiamo il tuo punto di vista, che è molto, sempre molto importante. Poi sì, con ogni probabilità sogneremo, però invece una curiosità: da cosa dipende quando un ragazzo, o anche voglio dire un adulto così, fa molta difficoltà ad intonare, quindi c'è, cioè, dall'intonazione, quali possono essere le cause? Possono essere molto, sì, molto diverse. Allora, i casi di veri stonati sono rari, quindi quelli che dicono io no, sono stonato, può dipendere dalla respirazione sbagliata, può dipendere da una messa di voce sbagliata,
l'emozione anche può fare. Quindi prima di definire qualcuno che è stonato, bisogna dargli il tempo di ambientarsi e di prendere fiducia nelle proprie capacità. Questo sicuramente. Comunque è vero che esistono, come esistono persone che non vedono i colori, chi purtroppo non ha questa abilità, insomma, a distinguere i suoni, loro li sembra uguale. Certo, o esiste la disortografia, cioè di, per esempio, quando si scrive una cosa pensando che si scriva in quel modo, ma in realtà, diciamo, esatto, si stanno commettendo degli errori senza la consapevolezza. Esatto. No? C'è chi sente di sbagliare ma non riesce a riprodurre e proprio non sente, sembra giusto. Quindi la casistica è molto, diciamo, sì, molto vasta, per cui sarebbe complesso dare una risposta univoca a questa domanda. Però era giustamente così, certo, cioè proprio a livello di curiosità. Senti, Chantal, noi ti ringraziamo tantissimo per la tua, insomma, partecipazione a questa riunione, anche, insomma, di tutti i tuoi interventi e le bellissime poi testimonianze e argomentazioni che hai fatto, insomma, che ci hai fatto, quindi, e che hai dato al nostro uditorio. E ti chiediamo, così, prima di salutarci, proprio una piccola, insomma, introduzione a quest'ultimo brano che appunto credo che sia poi il brano che avete suonato sia come ultimo nella scaletta del 31 maggio, ma anche credo come bis, vero? In questo caso noi abbiamo recuperato la versione che avete eseguito proprio come bis. Ah, ok. Sì. Quindi sì, questo brano di Schumann, Zigeunerleben, che appunto si tratta della vita dei zingari, è un brano che è stato scritto da Schumann per coro e pianoforte. Però è anche, quindi la prima volta l'abbiamo eseguito così, però lui, Schumann stesso, ha scritto con tamburino e triangolo ad libitum. Il triangolo non ce l'avevamo, però ecco, abbiamo fatto eseguire il tamburino alla nostra pianista, anche per fare una cosa tutti insieme. Certo, certo. E questo è un bellissimo brano che piace molto, ai ragazzi, che piace molto al coro, ecco. Benissimo, benissimo. Lo ascoltiamo per salutarci. Allora, Chantamoni, ancora grazie e buonanotte. Grazie a te. Buonanotte, Valeriano Bottini. Buonanotte. Da Massimiliano Chiappinelli e dai microfoni di Radio Libera Tutti, a voi tutti la più cordiale buonanotte. Thank you.
Avete ascoltato Classic Shock, scosse di musica classica. Rubriche d'emergenze musicali in mezzo al guado delle iniziative. Un programma di e con Valeriano Bottini e Massimiliano Chiappinelli. Tumba!